E ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Allora, siamo qui tornati. Come potete vedere, siamo qui con Penumbra Overture, ovvero il primo capitolo di Penumbra, cioè il primo capitolo, sì, di Penumbra Black Plague, che sarebbe il seguito, e poi c'era Piangere, eccetera. Allora, questo video, sinceramente, mi sono rotto i coglioni di non fare video, e quindi ho deciso, sì, continuiamo a fare video senza una nuova intro, perché sto aspettando che me la fanno, senza un nuovo background, perché sto aspettando che me lo fanno. Niente, praticamente vedrete solamente il login qui sotto di Kill Lost, che metterò, ed è quello che avete visto sopra, dove c'è scritto iscrizione attivo, iscriviti nel canale, che appunto ha avuto la partnership. Ma questa è tutta un'altra cagata, ne parleremo da qualche altra parte. Iniziamo con Penumbra Overture. Mettiamo normal, raccomandata per i giocatori, molto giocatori. Mettiamo normal. La mia storia inizia nel febbraio dell'anno 2000. Se avete visto Back to Game, era perché già ho provato, diciamo, i primi 5 minuti di gioco. I'm not gonna make the same mistakes my father made. Mo parla sto coglione. Provate 5 I would minuti di vanish gioco from per my mother's aggiustare home un pochino before anything happened. le So when he sent me a impostazioni. letter Mamma, a che few cazzo di days caldo after de Doc's merda. funeral, it was the first I'd ever heard of Oggi, him. oggi That è he was 31 dead. luglio. Sto video, se Rising mi va from bene, lo beyond the carico grave must be entro a stasera. genetic Ovvero habit in my 31 bloodline. luglio. Sto aspettando che mi It still contained the pagano il key lavoro, così mi instructions, compro please le cuffie che forgiveness. costano I figured the dead man would search for 150.000 euro. absolution, so Cuffie I turned fighe, his prophetic molto blessing, which he inexplicably expected to come fighe. any day. Clearly averse to explanations. My father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. Trovatevi la traduzione, In that perché bank mi there's a safety scoccio deposit di box in his name, provare and a myself as craccarla, executor. anche perché non ci riuscirei in alcun modo. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further Che questions. rottura di But that was minchia. his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things: physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I ever took. Wow. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, Pottiti a within muove, minutes I quanto was still cazzo ci away from the metti. chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Sinceramente, gioca in inglese, ma chi se ne fotte della lingua quando c'è un commentatore come me che rompe i coglioni senza capire niente. Iniziamo. Ok, this is the game. Finally. sul ponte. Ok, allora, inizia, siamo subito alla gara, cos'è? Sono landmark. Questo che dia? Ah, il notebook. Ok, mettiamo N, che non ci interessa. Dai, muoviti. Sta merdina è chiusa qua. Questa è la location, diciamo, di Penumbra Black Plague. E infatti, che fai con you? Oh, iniziamo già da subito. Ho una torcia. Ho una torcia. E niente, iniziamo già da subito con gli attrezzi del mestiere. Ok, qui c'è una bottiglia di Jack Daniels. Qui c'è una Dearest Eric. Carissimo Eric. Ci fai una bocca. Fisherman. Che cazzo di no, non ho mai. Scatafasci. Scatafasci. Ok, e mo? Scatafascio, scatafascio, pretty odorous, che cacata. Cos'è? Oh, una chiave.
Padlock key. The key of my... Ah, il coso dovrebbe essere. What the hell? Oh, nice, nice, nice. Some batteries and... glow stick! Che ci mancava il glow stick? Fuck that shit. Dove sono? Ah, ecco, ho caricato la... Che è successo? Ah, ce ne possiamo andare. Ok, nice. Clicchiamo tu continuare. Urr, che muscolotto. Urr. Allora, fa freddo, 29 am, need shelter soon. Oddio. Fuggi. Che sono queste cose? Si possono prendere? E qua? No, niente. Fuggi. Fuggi, vabbè, schietta, stanno schiattando. Devo andarmene. Oh, porca gioconda. Ghiaccio solidificato, ma si può rompere il ghiaccio. Frozen solid. Che significa frozen solid? Due cose che non ci azzeccano una minchia. Sono quasi sicuro, guarda che si dovranno... eccolo qua che non corre il coglionazzo qua. Si dovranno rompere con queste. Guarda, ma quasi sicuro, quasi. E vaffa. Eccola la fantroia. Ecco. Praticamente non riesco a controllare sto mouse. No, seriamente, perché... dove stiamo? Che rumore è? Che è successo? Mi sono spiegato i cosi. Ah, si è arrepiati. What? Gesù, la mia testa. Io non credevo che sarei riuscito a sopravvivere. Mi devo guardare intorno. Ma vabbè, ma io ho capito che non leggo piano. Ma che cazzo però, eh? Qui che c'è? Non c'è una minchia. Che c'è? Non c'è una minchia. Ok, iniziamo già da subito e subito. Ma sto registrando, sì, però no? Perché vedevo tipo che mi andava un pochino troppo fluido sta cosa, no? E quindi ho pensato, ma ho fatto ciò. Cos'è? Sto coso lampeggia. A steel rod. Oh, what? Oh, a flare. Mi sono mancati i flare. Io praticamente non li ho mai usati nell'altro penumbra. Questo che... oh, another flare. Ok. Che c'è? È bloccato. Ho preso una nota giusto così. Ecco, quando ci sono le porte aperte non mi fido mai io. Che è sto coso? Ah, ho preso l'hammer. Potrebbe stare ad indicare una tipo di macchina, ma sorvoliamo. Che coglione, che coglione, che coglione. Oh, oh! Fanculo, iniziamo già da subito. Ah, è stato tipo per molto tempo e qui in un certo senso, dai. In modo giusto così, azzeccato, proprio azzeccato sulle scritte del sfondo. Questo legno è soft now, è fragile. Ma immo fafa, ma immo fafa. E come lo devo rompere? Inside it. I'm master inside me. Lol. Lo rompiamo con questo sigosi. It's a 24 ore ration pack long past. Oh, che cagata, mad. Ma che cagata, ma che cagata, ma che dici, ma che fai, ma che cagata. E questo? Oh my god, le sardine. No, no, no. Ora il mio obiettivo è farla infilare in qualcosa. Non si infila, alla troia. Aspetta, ma io tengo dov'è? Questo. No? Non credo
Non credo possa funzionare. Eccolo qua l'hammer. Ma ha dato dove? Oddio! Perché si è messo nella mano destra? E perché non attacca? Oh! Che cazzo fu... Hai capito perché si deve fare così? Toh! E devi... Affocca giù! Basta. Come si leva? Voilà. Oh, lurido! Ecco. Quante strade. Vabbè, dai. Edge Series è molto solido. Non credo di riuscire ad aprire con le mie mani. No. Mi ricorda. Scappa! Vabbè, non si infila nel buco. Guarda, ci cammina, però non si infila. Un meccanismo industriale. Mi ricorda tanto il coso, il vermone. Questa era la porta bloccata dall'altro lato. E voilà. E ora ci scaccoliamo. E andiamo qui su. Che c'è qui su? Ma che è un labirinto? Oddio. Oddio, e vedi un labirinto. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Oddio, fa il giro della montagna sto coso. Che cacata è? Lol. Ho delle altre batterie. Quanto pare no. Evitiamo di consumare. Come funziona? Perché si porta un coso appresso? Cristo, a cosa sto pensando? Oh, funzionato. E mo? E fits pretty comfortable. E si è aperto. E si può chiudere? No. Ah si si chiude. Oh my god. Oh my god. E scende. Che cos'è? E questo primo episodio lo farò bello lungo. Vediamo a quanti minuti siamo. 13 minuti, dai. Oddio, ho solo mezz'ora di registrazione. Come cazzo è possibile? What the hell? Eccolo. Ho preso una nota giusta. Oddio, mi ha laggato, cos'è? Mi lagga. Non lagga. Allora noi stiamo qua. Là ci sta l'office. Storage. Devo andare nell'ufficio. Oddio, cos'è? Oddio, mi sto a perdere. Cazzo, non tengo i brividi. Quando mi vengono i brividi significa che c'è qualcosa che non... C'è qualcosa che non va. Ma che cazzo di rumore? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che è? Oh. C'è un salvataggio, quindi siamo salvi. Allora, dovete sapere che quando mi vengono i brividi significa che c'è qualcosa che non va. Quindi io mi sta per attaccare un mostro o qualcosa di simile. Quindi, allora, prima di ingiarmare, ingiufoliamoci un pochino. Leva questo sceglio zozzo.
Prima di salvare e staccare il video, perché poi questo video lo riprenderò. Ecco, c'è della roba. Fra qualche altro giorno, sinceramente. Perché volevo giusto farvi vedere che non sono morto. Per questo ho iniziato a fare la serie senza non avere né l'intro, ripeto, e né il background, che ancora me li devono fare. Sono passati 3 anni. A small key, ok. Prendiamo anche questo. Kif non mi... Questo che c'è, si può via. Una bottiglia di Backstreet. Medium. Come è? Ah, si può prendere. Allora, vediamo qui. Oh, batteries, some batteries. Ui. Le tengo. Scusa, ma le batterie. Che cacata. Cioè, no, scusami, Fammi accendere la luce che poi non vedete. Le batterie le raccolgo e vanno direttamente nella... Ecco, in questa mega... Ma che cacata, dai, ma va. Una cacata del merda. Schifosa dell'urida, di merda. E allora quando... Beef jerky, carne tipo marcia, essiccata. Cioè, non ho capito, e allora quando ho finito le... Quando è piena la batteria... La pila... Le cose rimangono... Altra carne. Le pile restano a calzo di minchia, non ho capito. Qui ci sono dei painkiller, sono i primi del gioco, sì. Oh, another floor. Non si apre, la minchia non si apre. Ah, è chiuso, ho bisogno di una chiave. Una just for storing a valore. Ah, io la chiave, forse questa qui. Sì, for locker or container. E allora, sapete che facciamo? Ora la finiamo qui, ragazzi, e andiamo a salvare. Noi ci vediamo al prossimo video, che non so praticamente quando uscirà. Questo uscirà quasi sicuramente il 31. Infatti l'ho fatto di fretta e furia, così lo carico subito. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Spero che questa serie di Penumbra Overture vi piaccia, perché sinceramente a me mi fa cacca sotto e non è neanche iniziata. E se avete qualche consiglio da darmi, scrivetemelo, commentate, iscrivetevi, fate tutte quelle cagate che dicono tutti quanti. Fa un caldo della merda. Scrivete se... Ah, a proposito, ditemi se esiste qualche altro gioco horror bellissimo in stile Penumbra. Non mi dite Amnesia, non mi dite Witch, non mi dite Slender, perché sono giochi che già conosco, sono giochi a cui già ho giocato. Se mi dite di fare Amnesia, giuro che prendo, vi spezzo le gambe, le do impasto a Cerbero e poi vi butto nello Stige. Detto questo, consigliatemi dei giochi horror, o me lo scrivete per un commento, per un messaggio privato. Dei giochi horror non Dates, non Zombie Land, non Dead Island, non Left 4 Dead, perché vi uccido. Qualche gioco horror che nessuno conosce. Bello, può essere indie, può essere come cazzo volete voi. Magari devo lo scaricare, sono 20 mega, sono 300 mega. Quello che è, scrivetemelo, perché mi piacciono i giochi horror, ci voglio giocare, ci voglio fare tanti video. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, e... Niente. Buona estate a tutti. Salviamo e... Ciao ciao!